passo falso del Real San Pino e richiedere i tifosi del supporto nell'ultimo incontro tra le mura amiche del 2022. La città di Asso, per non lasciarsi a pari i padroni di casa ed accorciare dalla vetta, dal Palakil Gurdjieff, un saluto a voi da Simone Fiorelli e l'Esport Academy. Si affrontano la prima e la seconda della classe a Cioli Ariccio Città di Anzio, il big match dell'undicesimo turno nel girone di Serie B. Si parte dunque, primo possesso per la Cioli che attaccherà nel primo tempo da destra verso sinistra, da sinistra verso destra invece attaccherà la Città di Anzio. E lo avevamo detto, Arauco sicuramente uno dei sorvegliati speciali nelle fila della Città di Anzio, in forma splendida il numero 10 degli ospiti con 10 reti messi a segno. Queste prime 10 giornate, 13 reti messi a segno, pardon, in queste prime 10 giornate. Dall'altra parte c'è una Cioli che parte subito forte, Quagliarino con il sinistro, dice Nolo grazie. Costi mette all'indietro, conclusione di Arauco al volo alto. Il Sari di prima, era però dalla Cioli, Potrecca, Papu, Tomarino, Potrecca. Papu, sale la Cioli, buone, Testolino, Papu, Teruglia, Potrecca, aspetta la scuola di casa, Bertolini, Papu, la tiene lo grasso, Giullo, Bonetti, aprire le maglie di difesa della solida città di Anzio, qui Teruglia a lottare ancora con Nanni, poi lo scarico all'indietro, Giullo, salta Papu, Giullo va a passare, Teruglia Papu, potrebbe la riconquista, allora ripartenza Cioli, allora per Bertolini che era sposta e poi calcio, allora sul palo e poi sulla linea. Più grande occasione del primo tempo, mancano 6:30 sul cronometro, poi ancora sullo 0-0, ma sapevamo essere questa una gara complicata tra due formazioni che fin qui stanno facendo benissimo. Quando mancano 6 minuti al termine del primo tempo, qui arriva però la risposta subito della città di Anzio, conclusione dalla distanza respinta, un calcio d'angolo, ma che partita adesso con l'incontro finalmente che si è sbloccato. Lo Grasso, Giullo raccoglie il 13, prova poi a farla passare morbida in avanti dove Caparone arma il destro, conclusione incrociata larga. Fischia l'arbitro, parte Radaelli con il destro, è 1-1 città di Anzio, la rete è del numero 13, Radaelli. Visonan, parte Visonan, Radaelli, Giullo, disegna in verticale, si fa sentire ancora solo il suo Arauco, lo fa passare da sinistra al destro, lo tiene lì, allora che torna in zona lo Grasso, Giullo, sbagliato qui l'appoggio, vinto, Nanna ne approfitta, e poi Potrecca, a tutto e tutto l'estremo difensore, non sbaglia, è più due soli, ha segnato Potrecca. Vincente per Potrecca, 3-1 dunque, Cioli Ariccio quando mancano 3:50 da giocare nel primo tempo. Arauco, ancora Visonan, non si passa sul numero 11, che fa esplodere il Palakilgur mettendo al centro Fermarino, 4-1 Cioli. 2:14 da giocare, Giullo, incontra Arauco. Spostato ora tra i piedi del 13, del 10, poi al 13 Radaelli mette il cross, Tomarino blocca, Marino, Potrecca, prova a pescare Jacobucci, pressione di Arauco, efficace alle spalle Tomarino, con il piede di Sonò, Radaelli mette giù il pallone, 14 secondi da giocare, vuole terminare in avanti la città di Anzio, Arauco un po' di spazio per lui, prova a
calciare Arauco, ancora a fare da muro, perdona, risonando a fare da muro, poi al centro per Papu, 5-1, gol, risonando, come sta giocando. Ora è davvero tutto pronto, ricomincia Città di Anzio, Cagliariccio, risultato, dopo i primi 20, 5-1 per la Sole. Papu, pallone tenuto ancora dalla Città di Anzio, Arauco prova a calciare, Bisonan lo contiene, Bisonan ricomincia, allora aveva terminato con una cattiveria inaudita, qui però viene tolto il pallone, Arauco fa una gran cosa, Arauco apre il compasso di sinistra, ancora Radelli, che sfida, Radelli, Arauco, lascia l'indietro per Radelli, il corpo di Arauco, la distanza Papu ha lasciato giocare l'arbitro, Scioglio, Bisonan, Papu, sei di finte, Papu ce l'ha giusta sul destro e calcio, colpito il palo, Istida, Zullo, subito ancora Radaello, si fa venire la linea Arauco, da lui a indossare la maglia Amaranto, destro a tempo, arriva la rete che accorcia le distanze, Gianluca Nanni di destro, trafigge le spalle Tomaino, è meno 3 ora, Pascioli a Riccio, Città di Anzio, Città di Anzio, quando amministra una rete a campo avversario sta facendo male, Nanni prova a passare di tacco per Cornillo Conchiari, della Città di Anzio, Bisonan, Iacobucci, Papu, Bertolini, prova a scambiare con Bisonan, Radaelli capisce tutto, verticale che non passa, Arauco se la ritrova lì, Tomaino deve intervenire, Potrecca, Iacobucci, in avanti da Marino, tocca di testo del 14 che può calciare con il destro, salva la difesa, devia Toschi, Radaelli, Zullo, Radaelli, 6 minuti da giocare, Zullo, porto l'appoggio dal 13, a destra da Arauco, a sinistra da Zullo, ancora a destra da Radaelli, pescato centralmente Arauco, 5-3 Città di Anzio, forse il risultato della formazione ospite. Arauco, la retrogusta della vittoria, invita anche la tribuna del vittore di Zamara, Radaelli con il destro, mette al centro, Papu allontana, Bisonan ripulisce, Tomaino la ritrova tra le mani, poi Papu, Teruglia, 19 secondi al termine, Teruglia mette al centro per Papu, anche di tacco Papu, 6-1, gol, 6-3, gol. Vede la Soli vincere contro la Città di Anzio, 3 punti e più 9 in classifica.